Ciao, allora, preferiti di novembre, le fisse del periodo, yeah! Allora, per le fisse del periodo, tu ci fate caso? Per le fisse del periodo iniziamo, fisse del periodo abbigliamento, sono fissata, nel senso che in questo mese di novembre, appena passato, li ho messi tantissime volte e sono questi stivali. Li avete visti sicuramente su Instagram, non so se si vedono tutti per interi. Questi stivali della Manas che sto letteralmente adorando, sono pantofole, una comodità estrema. Io ho un piede molto capriccioso e praticamente quando compro io compro tante scarpe. Quando compro le scarpe nel negozio magari sono perfette, le indosso il giorno dopo e dopo 2 ore mi fanno un tale male che le devo abbandonare e dare via. E quindi trovare un paio di scarpe che mi va bene e che soprattutto non mi fa male per me è un wow! Quindi le amo. Poi, un'altra fissa che ho avuto in questo mese, ma che penso durerà parecchio, è questo snack di marca Rapunzel. E l'ho comprato da Naturassì, è vegano ed è in... io non sono vegana, però se posso mangiare, insomma, diciamo meglio. Se trovo qualcosa che mi piace anche nel vegano lo mangio. Comunque vi faccio vedere lo snack direttamente, eccolo qui. Ed è la marca Rapunzel, eccola qua. Ed è, sono 3 cubetti, 1, 2 e 3 di cocco e ricoperto di cioccolato. Le adoro. E poi le ho trovate anche in offerta ultimamente, penso un paio di settimane fa, e quindi ho fatto una scortona perché non che mica costano poco, certo non mangio tutti e 3 cubetti in una volta, mi sto mantenendo, mangio un cubetto al giorno, insomma come c'ho voglia. Poi che altro? Profumo preferito, che però diciamo che questo non fa testo, perché voi sapete che non è il mio profumo di novembre, è il mio profumo in eterno, tranne d'estate perché è troppo intenso, ed è l'Hypnotic di Poison, che tra l'altro è quasi finito, devo ricomprare. E oh, me lo faccio regalare per Natale. Comunque, eccolo qua, l'Hypnotic di Poison è un profumo intensissimo, avvolgente, molto sensuale e soprattutto è un profumo che resta. Lo metti, lo senti. Se qualcuno ce l'ha per strada e ti passa a fianco, lo senti, te ne accorgi, lo riconosci. È un profumo meraviglioso e lo uso da secoli dei secoli e non lo lascerò mai. Poi, per il trucco. Un video velocissimo, no, anzi, prima del trucco, altra fissa di questo mese. Questo mese, vabbè, diciamo, io sono sempre stata fissata per le Yankee, ce l'ho un po' dappertutto in casa, sulle varie mensolette nella mia stanza. Ve le ho fatte vedere tante volte, ne ho una qui. Quindi, niente, la mia preferita è quella che vedete lì accesa, ancora lì. Ed è la Snowflake Cookie, che è una candela che io ho comprato a Natale dell'anno scorso, insieme ad un'altra, ed è la mia preferita in assoluto. Non avevo notato il Natale precedente, o forse è uscita l'anno scorso, non lo so. Fatto sta che quest'anno sono, ovviamente io sono perennemente dalle Yankee Candle, nel corner alla coin, e ho visto che sono arrivate nuovamente sia questa che l'altra che ho comprato. E siccome sono le mie preferite in assoluto, questa, che è proprio il top number one per me, l'accendevo, ma l'accendevo poco, pochino, perché dicevo, questa poi si consuma, non la trovo più perché non l'ho mai più trovata. Ho sempre pensato fosse una limited edition. Appena scoperto qualche giorno fa la coin che in realtà è arrivata nuovamente, forse arriva solo a Natale, non so, ho fatto scorta. E quindi finalmente questa ce l'ho accesa praticamente per ore e ore e ore, perché adesso non mi importa più se si consuma, perché so di poterla ricomprare. Entro, insomma, Natale, gennaio, finché finisce, le ho già comprate e so che comunque le potrò ritrovare. E quindi nel mese di novembre mettiamo la Snowflake Cookie delle Yankee Candle. Poi, canzone preferita del periodo. In questo periodo sto ascoltando questa canzone 100 milioni di volte al giorno in ripetizione continua. Ed è la canzone che avete sentito prima, mi avete visto un attimo di follia, ve la faccio sentire.
ovviamente sapete qual è, ma è Baby K e Giusy Ferreri. Non so se si sente. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando. Andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo. Volerei da te da Milano fino a Bangkok. Passando per Londra da Roma fino a Bangkok. L'adoro. Cercando te. Mi fa impazzire questa canzone, l'adoro. Ovviamente l'ho già iniziato perché la sto ascoltando eccetera eccetera, mentre preparavo il video l'ho accesa poi l'ho stoppata. E niente, gli ultimi preferiti del mese ho inserito qualcosa di make up. Allora, a parte questo, non questo, dico in generale tutti i colori, perché sapete che vedete dalle foto li cambio tutti i giorni, anche perché li devo consumare, ne ho troppi. Ho notato che quando vado di fretta, quando devo correre, quando non ho il tempo di sistemare bene un rossetto, metto perennemente questo rossetto di MAC, che è un glaze ed è HUE, penso si legga HU, ed è un bellissimo rosa, eccolo qua. Non ha una durata pazzesca, però non so, io ne ho tantissimi come ben sapete, ma perennemente pesco nel cestellino dei nude e quindi becco sempre o Hue o Angel o Kinda Sexy o Honey Love. Non li ho presi tutti, ma comunque questi sono quelli che nel mese, quando avevo poco tempo, sono quelli che ho messo di più. Poi, altri due prodotti che ho usato tantissimo in questo mese sono un blush di MAC che piango e soffro, sta terminando appunto perché l'ho usato parecchio, ed è Stay Pretty, non so se si fa ancora, spero di sì. In tutti i casi, eccolo qui, vedete c'è il buco e devo cercare di limitarmi, c'è il buchetto e lo sto usando tantissimo, ce l'ho su anche ora ovviamente. E un altro prodotto che è stata una scoperta, mi ha stupito e sto usando praticamente tutti i giorni. Ho finito l'illuminante che stavo consumando della Essence, ve l'ho fatto vedere penso nei prodotti finiti, e come ben sapete io non stavo più acquistando gli illuminanti nelle limited edition di Essence perché mi stavano deludendo tanto, e soprattutto perché ne ho tantissimi, quindi volevo smaltire un po'. Ne ho preso uno a caso dal cassetto degli illuminanti, sempre della Essence, di una con limited edition, quindi penso che non lo troverete più. È la limited e Metal Glam. L'illuminante, vabbè, classico, tipico illuminante, eccolo qui. Ragazze, questo illuminante è pazzesco, lo sto adorando, ce l'ho su anche ora. Non solo illumina, ma dura, cosa che... devo essere sincera, è difficile che io abbia trovato negli illuminanti della Essence, almeno a volte sì, a volte no. In questo caso, mi sta piacendo tantissimo, lo sto usando tantissimo e niente, sono contenta. Di solito li uso per disperazione, per finirli, per consumarli e per eliminarli. In questo caso lo sto usando veramente con gioia, mi fa piacere usarlo. E basta, questi sono i preferiti del mese di novembre, pochi pochi, piccoli piccoli, video breve e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao! Mille baci baci! Che mondo sarebbe senza Nutella? No, senza shopping.